come promesso, eccoci alla seconda parte della lezione sul pane, inerente alla panificazione. Nella prima parte, in cui abbiamo presentato il prodotto pane, abbiamo analizzato, le caratteristiche sia del pane che degli elementi che lo costituiscono e abbiamo potuto analizzare anche la storia. Nella seconda parte, la panificazione, vedremo, approfondiremo meglio, le tecniche, di formazione del prodotto. Trovi il link del primo video, in basso nella descrizione di questo video. Ok, iniziamo. La panificazione. Ho scelto questa foto perché per me rappresenta davvero uno dei momenti più belli in casa. È questo periodo in cui c'è questa volontà forzata di restare in casa, riscopriamo il piacere di impastare e di panificare, anche semplicemente di fare una focaccia. Questa qua è una foto di un impasto generico, anche non per forza il pane, può essere anche l'impasto di una pasta fresca, di una pasta frolla. È proprio per capire il concetto legato alla panificazione, perché la panificazione non è nata nei ristoranti. Non è nata nelle panetterie che hanno termometri, forni tecnologici, che possono vantare davvero una strumentazione tecnologica all'avanguardia. Il pane è nato in casa, il pane è nato da quella esigenza che è inconsapevole, che ha l'uomo di accompagnare qualcosa. Il pane accompagnava le carni, accompagna tutt'oggi prodotti che hanno del sugo, si usa per fare la bruschetta, si taglia a metà e si farcisce e si fa il panino. Le tipologie di ristorazione, in un prossimo video vedremo quali sono, utilizzano tantissimo il prodotto pane nelle tantissime tipologie che ora vedremo insieme. Ma il pane dobbiamo capire che è un prodotto della casa. Nel primo video io ho ripetuto più volte che il pane fa casa. Deve essere un messaggio che deve essere chiaro e deve passare, perché il pane si fa con queste. Il pane si fa con le mani, e le mani l'artigiano, l'artigiano senior, il capomastro, si può dire, insegna al ragazzo che nelle mani deve essere trasmesso tutto. Deve essere trasmessa la consapevolezza di quello che si fa e soprattutto la volontà di fare una cosa. Ci sono delle scene bellissime nella cinematografia in cui chi cucina piangendo dona tristezza, chi cucina ridendo il piatto riesce sempre. E così è il pane, il simbolo di un momento di aggregazione. Ok, iniziamo con la lezione sulla panificazione. In questo schema è possibile analizzare il processo produttivo della panificazione, racchiudendola in quattro fasi. È una raccolta molto riduttiva. La panificazione non ha certo solo quattro fasi ed è molto difficile rendere schematizzato un processo talmente bello e soprattutto vario. Sommariamente possiamo dire che con questo schema io riesco a spiegarvi la panificazione in generale. Si parte dalla materia prima, la farina. In base alla farina, in base alle tipologie di farina, in base al tasso di umidità, alle W, alle caratteristiche organolettiche, al tipo di macinazione, a come è stato conservato, se è una farina di un solo cereale, se è multicereale, se contiene crusca. Insomma, in base alle caratteristiche della farina, il prodotto finale sarà totalmente personale. Dopo le caratteristiche della farina, che è importantissimo, ogni pastaio, ogni panettiere, ogni pizzaiolo deve conoscere assolutamente la materia prima, altrimenti è impensabile che un pizzaiolo sia solo la persona che fa il disco e lo mette in forno.
Il pizzaiolo coesiste con la pizza, il panettiere coesiste con il pane. È come la mamma va a fare la spesa ed è attenta a selezionare le materie prime per poter preparare il piatto al figlio. Così sono i panettieri coscienziosi, così sono i pizzaioli coscienziosi. Insomma, tutti i mestieri che vivono di ristorazione e di cucina, questi professionisti hanno l'obbligo di conoscere le materie prime e di esaltarle se sono buone, di farsi portavoce, di diventare ambasciatori delle materie prime che loro ritengono migliori. Ok, dopo la caratteristica della farina, logicamente il panettiere o il pizzaiolo, il panificatore sceglie il tipo di lievitazione, in base a cosa? In base soprattutto al tipo di lievito utilizzato. E poi se vuole fare una lievitazione naturale o spinta, forzata, esistono in commercio delle camere di lievitazione in cui è possibile far lievitare l'impasto in determinati tempi, a determinati altezze. Dopodiché possiamo passare alle fasi vere e proprie dell'impasto dopo la lievitazione, perché io vado a macinare, a conservare impasto lievito e poi dopo tornano le fasi dell'impasto, perché l'impastare non vuol dire solo mescolare e creare l'impasto, vuol dire anche conoscere determinate metodologie, vuol dire anche dopo la prima lievitazione, dopo aver scelto i tipi di lievito, vuol dire anche fare la pezzatura, fare la grammatura. E poi c'è la cottura. Cottura che il panificatore deve già stabilire i tempi in base alla materia prima ottenuta e deve già conoscere le temperature adatte da applicare poi ai suoi forni. Forni che, come sappiamo, sono totalmente diversi. Nel prossimo video analizzeremo l'attrezzatura di cucina e per chi non sa, conoscerà qualcosa. Per chi invece già affrontato, sarà solo un ripasso. La fase dell'impasto è la prima, quella proprio la prima fase che fa il panettiere, il pastaio, il pizzaiolo, il pasticcere. Vuol dire amalgamare tutti gli ingredienti e, nel caso dei prodotti lievitati, idratare le proteine. Queste due proteine creano appunto il glutine. Dobbiamo immaginare il glutine come dei mattoncini che vanno a creare una struttura che poi diventa portante per la lievitazione. Senza questa struttura l'impasto lievita e poi collassa. I grandi lievitati di pasticceria come il panettone o la colomba sono costituiti da farine molto forti, vuol dire che hanno una grande struttura, un grande reticolato del glutine. Ma anche avere glutine nell'impasto vuol dire comunque avere un impasto compatto, elastico e che trattiene amidi e soprattutto i gas che vanno a lievitare, ma non collassa. E così è possibile ottenere la classica struttura spugnosa del pane, una spugna particolare che analizzando la mollica noterete sicuramente. La mollica del pane è diversa da tutti gli altri impasti. Poi c'è la puntatura. La puntatura, dopo aver fatto riposare l'impasto, perché magari con la tecnica dell'impasto, usando delle planetare, usando delle impastatrici, magari l'impasto si è stressato, allora io lo faccio riposare. Poi i tempi variano. La puntatura dipende soprattutto dalla quantità, dall'idratazione, dal tipo di farina, anche dal prodotto che voglio ottenere. E poi faccio la formatura. Dopo che l'impasto è riposato, è lievitato, si è proprio calmato, e io vado a formare il mio prodotto. Devo fare i panini, faccio i panini. Che tipo di panini? Una rosetta? Devo fare dei filoncini? Devo fare una baguette? Devo fare una focaccia? Vado a creare le diverse forme. Forme che posso ottenere a mano, l'artigiano lavora a mano, però un artigiano consapevole del 2020 sa benissimo che esistono dei macchinari che possono snellire e facilitare appunto il processo produttivo.
c'è la lievitazione. Una prima lievitazione, solitamente molti artigiani scelgono di farla dopo la fase dell'impasto. Poi c'è anche quella dopo la formatura, dove l'impasto tende a gonfiarsi, a raddoppiare, a triplicare il proprio volume, producendo alcol, producendo anidride carbonica. L'anidride carbonica, però, mentre sale, trova le mani, come queste mani, trova una gabbia fatta di glutine. Il glutine dice: no, tu non devi passare, tu devi restare qua, devi fermare perché devi gonfiarti, perché poi ti gonfi, metti in forno, si stabilizza l'impasto ed esce un prodotto ben lievitato. Logicamente, in molti scelgono di coprire con teli di lino. Uno dei metodi classici antichi è il più bello, ma ci sono anche teli di plastica in altri materiali, proprio per evitare che il pane inizi a formare una crosta, perché magari tende ad evaporare, tende ad asciugarsi ed è una crosta che poi in cottura non è piacevole, non è buona, è sinonimo proprio di una cattiva gestione della lievitazione. Una lievitazione che, come anticipato prima, può avvenire in camere di lievitazione, che permettono di regolare e controllare l'umidità. E io, da bravo pastaio, da bravo panettiere, da bravo pizzaiolo, imposto la camera di lievitazione in base al tipo di impasto. Imposto l'impasto, un gioco di parole. Dopo c'è la fase della cottura. La cottura può avvenire in diversi modi. Scoprirai o già conosci bene che esistono diversi forni. Per me il forno del pane è il forno a legna, il forno più bello che esiste, creato quasi nella preistoria e ancora oggi mutato per via delle scoperte scientifiche e ingegneristiche dei materiali, ma il forno a legna credo sia il mezzo con cui è possibile produrre il pane più bello al mondo. Esistono tuttavia dei motivi che spingono i gestori di panetterie, i pizzaioli, ad adottare forni a gas molto validi, con tecnologie all'avanguardia, come ad esempio la fiamma Drago, che simula un pochettino la fiamma dei ceppi di legna. Oppure ci sono dei forni ora di nuova concezione, su Google troverai tutto, io non posso citarti il produttore, che ha sviluppato un forno che emula totalmente la cottura a legna, ma è elettrico, spettacolare. All'interno di questa camera di cottura il pane varia, cambia, c'è proprio uno stato della materia dove si trasforma, avviene la famosissima reazione di Maillard, che in un altro video spiegheremo, non avviene solo per il pane, molti sanno che avviene anche per le bistecche. Dario Bressanini, che è per me una fonte di ispirazione, un mio riferimento sul web per tutto quello che concerne la mia materia, enogastronomia e settore cucina, ti invito a seguire il suo blog e anche la sua pagina YouTube. Se purtroppo non lo conosci, ci insegna che tale reazione non avviene solo sul pane, ma su tantissimi prodotti. Allora, tornando alla cottura, in base alla pezzatura, in base alla grandezza, in base all'idratazione, all'umidità, il fornaio decide quali sono i tempi. In questo elenco è possibile vedere tutte le gradazioni in gradi espressi in gradi centigradi dell'evoluzione della cottura del pane, cosa avviene a tot temperatura. Apro una parentesi. Esiste un mestiere, uno dei mestieri più belli, legato anche a non solo alla panetteria, ma anche alla pizzeria, è il mestiere del fornaio. Quindi potrebbe essere molto valido iniziare a un'esperienza lavorativa nel mondo dei prodotti lievitati, nel mondo del pane, come fornaio, colui che gestisce il forno, colui che regola le temperature. I forni ormai sono tecnologici, possiamo dire, è un po' come le automobili, ormai si conducono quasi da sole. Ma il pane fatto, la pizza fatta, che passa dalle mani di un fornaio, si riconosce.
Si formano altri composti, superati un certo grado centigrado, c'è proprio la reazione di Maillard, vera e propria. Tutte queste temperature ovviamente variano, ripeto, variano sempre in base al prodotto, in base al forno, in base al prodotto che si vuole realizzare, ma anche a quello che si sta lavorando. Quanti tipi di pane conosci? Se sei un insegnante e stai vedendo adesso questo video, io ti consiglio un esperimento, una sorta di test di verifica da fare ai tuoi alunni. Chiedi a loro, affida ad ognuno di loro due tipologie, di pane che ora vedrai tra poco e invita loro a fare una ricerca. Ecco. Invita i tuoi ragazzi a dire: mi vuoi fare la ricerca sulla baguette e sul pane di Matera? E me la invii. Diventa un test di verifica per la didattica a distanza molto valido. Un altro esperimento che sarebbe molto bello realizzare potrebbe essere proprio quello di dire: ragazzi, ma comprate gli ingredienti, vi do io la ricetta. Nel mio blog trovi anche la ricetta del pane, però date anche la vostra. Fate il pane a casa e poi magari lo fate assaggiare ai vostri genitori, ai vostri familiari, alla nonna, lo fate insieme a loro e mi fate sapere un pochettino che fate. Fate il pane, come per dire, fate il pane, fate i grissini, fate le piadine, qualsiasi cosa, provate. Tornando al discorso delle tipologie di pane, la panetteria è mutata, un po' come avviene con le pescherie, con le macellerie. Tutti questi spazi di distribuzione oggi vengono definiti quasi delle boutique, proprio perché come le boutique hanno grande varietà di vestiti, di gioielli, di collane, di scarpe, così è ad esempio la panetteria. Si entra in degli spazi davvero curati dal design ricercato, dalle materie proprio che costituiscono le vetrine in cristallo, in vetro, vetro temperato, vetro colorato, con disegni, con insegne belle al neon, con dei LED particolari. Ultimamente vedo tante panetterie in stile shabby, anche sono belle, ma cos'è che fa capire davvero l'evoluzione? La varietà, l'offerta delle tipologie di pane è tantissima. È una panetteria che lavora bene, deve offrire almeno 10-12 tipi di pane diversi. Esistono tutti questi tipi di pane? Molti, molti di più. Qui c'è solo un elenco di quelli che produciamo in Italia, con riferimenti anche a prodotti nati oltre confine italiano, che però noi italiani abbiamo apprezzato davvero tanto. Come si riconosce il pane buono? Il pane buono non si riconosce solo se lo taglio e lo mangio, ma io già descrivendo, facendo una prima analisi sensoriale che non coinvolga il senso del gusto, ma solo quello della vista e dell'olfatto, io posso già identificare se il pane è di una buona qualità o no. Coinvolgendo poi il tatto, l'analisi diventa ancora più completa. Qui c'è una foto dove possiamo valutare che questo pane ha una ottima alveolatura. L'alveolatura è sinonimo, sono queste bolle che si fanno durante la lievitazione e poi si stabilizzano durante la cottura. Assieme al fatto che la mollica non si stacca totalmente dalla crosta, vuol dire che il pane già è buono, vuol dire che è un pane fatto davvero bene, anche perché la crosta, che deve essere moderatamente rugosa, non troppo, aderisce bene alla mollica. Nel film della Disney Ratatouille, che ti invito a vedere visto che abbiamo tanto tempo libero, oppure se già l'hai visto, tornalo a vedere perché è spettacolare. Nel film Ratatouille, l'avventura del topolino che diventa uno chef in uno dei ristoranti più belli e più importanti di Parigi, c'è proprio una scena in cui una coprotagonista spiega come si riconosce il pane. Battendo con le nocche, sentendolo schioccare, si riesce a riconoscere il pane senza aprirlo, senza tagliarlo. Altri tipi di pane hanno alveolature più piccole, altri hanno cavità molto più ampie, dipende un pochettino anche dall'umidità, dal tasso la percentuale di idratazione. Il colore della mollica però deve essere bianco, se non è bianco deve essere avorio. La farina influisce tantissimo. È logico che utilizzare altri cereali o farine multicereali oppure farina integrale
cambiano totalmente il colore del pane. Qua parliamo di un pane bianco comune. Il pane va annusato un po' come avviene per il vino e poi l'olio. Già da quello si riconosce un pochettino se è stato cotto a legna, se il profumo è intenso del grano, se ad esempio ha dei sentori di miele particolare, è proprio quest'ultimo riconoscimento, il sentore del miele. Che potrebbe essere rilasciato da pane che ha avuto una lievitazione a seguito di introduzione di impasto madre, quindi di lievito madre. In un'altra lezione confiderò a voi la ricetta di base per fare il lievito madre. Vi do un'anticipazione e una ricetta in cui, appunto, per dare lo start si mette nell'impasto il miele. Io non riesco personalmente, ma ci sono dei tecnici, dei professionisti di questo settore che riescono davvero a riconoscere lo start che ha dato l'avvio del lievito madre, il sentore di frutta, il sentore di albicocca, il sentore di mela e poi dei mieli, in base anche al tipo di miele. Io purtroppo non ho questo palato, questo olfatto tanto fine, però come la maggior parte delle persone riesco a riconoscere visivamente e poi anche nella masticazione, nella parte finale, introducendo il pezzo di pane nelle fauci, masticando, riesco a vedere se è elastico, se è duro, se è friabile, se è poco cotto, se è crudo, se è molto cotto. Quindi vi do un'anticipazione di come fare il lievito madre, ma non ve lo spiego. Quindi vi lascio con quest'ultima slide, che non ve la spiego, ma ve la spiegherò nel prossimo video, per darvi un pochettino un antipasto di quello che saranno le prossime lezioni. Vi invito a seguire il canale YouTube, i miei spazi social, qualsiasi ricetta che viene menzionata nel video, è possibile trovarla sul mio blog www.ristorazionegorruggi.com.